Stanno per prendere il volo da Ciampino, ma solertemente continuano a tenersi in allenamento i componenti della squadra italiana di bridge, che si reca a New York per partecipare ai massimi campionati di questo gioco. Buona fortuna allora, anche se almeno ad Arretta ai suoi cultori nel cerebralissimo bridge la dea bendata non c'entri per nulla. Con lo stesso apparecchio si accinge a varcare l'oceano insieme alla consorte il signor Warren Lee Pearson, presidente della TVA, che ha trascorso un periodo di vacanze a Roma. Fiori per la gentile signora, porteranno nella convulsa metropoli americana un po' del profumo e del colore d'Italia. Uno sport molto più tranquillo celebra a Como i campionati mondiali. Una cabina stagna assicura la regolarità della competizione e consente agli spettatori una visione completa della disputa. Sono in gara tre squadre formidabili e appunto per questo loro agonismo abbiamo trasferito il bridge tra gli sport attivi, anche se invece dei muscoli è il cervello a dover profondere le sue risorse. Dove potremmo trovare un'altra disciplina tipicamente americana in cui sia permesso all'Italia di battere e ribattere i rappresentanti Yankees? Già le ossa del padre Culberson si agitano nell'avello, ma gli italiani, o per meglio dire i napoletani, hanno fatto ancora polpette degli Stati Uniti. Terza a 72 lunghezze l'Argentina, che ha dovuto però giocare con due riserve. In Europa pure gli americani hanno preso l'asiatica. San Pietro in attesa della terza fumata. Finalmente il fumo comincia a uscire, sulle prime il colore è indistinto e la folla rimane perplessa. Poi prende consistenza, la fumata è bianca. In nome della forza delle genti, la chiesa ha ritrovato il suo pastore. Alle 12.11 il cardinale Ottaviani annuncia al mondo dalla loggia della Basilica Vaticana la Veus Papam. Il nuovo pontefice è il cardinale Giovan Battista Montini, che ha sostituito di Paolo VI. La folla nella grande pianta esulta e va sempre più lungo. Poi Paolo VI appare e impartisce la benedizione urgi et orbi. Ancora una volta la profezia di Malachia si è avverata. In Quos Florum il profeta aveva indicato il successore di Papa Giovanni e nello stemma di Montini vi sono solo gigli. Questo è il più grande aereo da trasporto del mondo. Qui, nell'aeroporto di Los Angeles, si appresta al suo primo volo con un prezioso carico. Si tratta del quarto stadio di un razzo vettore da impiegarsi nel progetto spaziale Saturno. In sole 10 ore l'aereo giungerà a Cape Canaveral, polverizzando ogni record. Basti pensare che le parti staccate dei missili spaziali, dato il loro grande peso e ingombro, potevano essere trasportate soltanto da navi che, compiendo il viaggio attraverso il canale di Panama, impiegavano ben 4 settimane per giungere a destinazione. La via d'acqua era la sola possibile per i trasporti di mezzi spaziali, ma ora il Goblin, così si chiama il nuovo aereo, ha risolto brillantemente il problema. Il Goblin risulta dalla trasformazione di un normale apparecchio standard per trasporti aerei, che è stato ricostruito triplicando in ogni loro parte gli schemi originali di costruzione. Quando arriva il caldo, specialmente i giovani non si lasciano sfuggire l'occasione di una gita in treno. Si chiacchiera, si scherza, si fa uno spuntino in buona compagnia. Le ragazze mantengono sempre vivo il senso dell'ordine. Quando finiscono di mangiare e di bere, fanno sparire ogni traccia dell'improvvisato festino. La più diligente si reca all'apposito raccoglitore dove fa sparire definitivamente carta e bottigliette vuote. C'è chi invece non si preoccupa troppo di simili sottigliezze e pecca in eccessiva disinvoltura nello sbarazzarsi della bottiglietta vuota. Con estrema noncuranza e senza nemmeno badare a quanto avviene al di là del finestrino, la lancia fuori dal treno. Il gesto può occasionare danni a quanti si trovino al lavoro lungo la linea, e non solo ad essi. Oggi soltanto per un vero miracolo non è accaduta una disgrazia, però poteva accadere. Una trasgressione quindi ha precise norme e il rischio di incorrere nel codice penale. Un consiglio ai nostri amici viaggiatori: mettete dove volete i resti dei vostri festini, ma non gettateli mai dai treni in corsa.
Per la terza volta il campionato mondiale di bridge si è svolto in Italia, nel 51 a Napoli, nel 58 a Como e quest'anno a Saint-Vincent. Ancora una volta dunque è stata offerta ai più forti giocatori del mondo l'occasione di incontrarsi nel nostro paese per combattere lealmente per la conquista del titolo di campioni di tutti i continenti e per il possesso, anche se temporaneo, della Bermuda Bowl. Il pubblico ha potuto seguire lo svolgimento delle interessanti e combattute manche attraverso uno speciale dispositivo elettrico luminoso che gli organizzatori hanno battezzato Brigerama. Come in una sala di spettacolo, il pubblico, seduto in comode poltrone, ha potuto seguire le partite attraverso i tabelloni luminosi che riproducevano esattamente le carte che ogni giocatore aveva a disposizione per giocare. Il pubblico, tutto appassionato di bridge, aveva quasi l'illusione di partecipare attivamente alla partita, che si svolgeva invece in pieno raccoglimento in una saletta riservata esclusivamente ai giocatori e agli arbitri. Al campionato hanno partecipato quest'anno 4 fortissime squadre, quelle di Argentina, degli Stati Uniti, della Francia e dell'Italia. Queste scene si riferiscono alla finalissima giocata tra italiani e statunitensi. La partita si è risolta con la vittoria dell'equipe italiana, che ha superato gli avversari per 313 punti contro 294, conquistando così l'ambito titolo mondiale. Ancora una volta quindi la Bermuda Bowl, che corrisponde a ciò che la Coppa Davis è per il tennis mondiale, rimarrà in Italia. Polli ruspanti al 100%. Varese accoglie nel parco di Villa Ponti la 10ª edizione della Mostra Avicola Internazionale. Un avvenimento importante che vorremmo sapere apprezzare meglio, ma al di là della distinzione fra polli ruspanti e no, noi non andiamo. Dopo la sfilata delle galline, quella delle pollastrelle. Bisogna scegliere fra queste bellezze paesane la reginetta dell'agricoltura. Gli applausi dei parenti rurali sono destinati a influenzare la giuria. Nel Friuli sfila sotto lo sguardo vigile della nonna. Nel Toscana invece piace particolarmente ai minori di anni 16. La vincitrice si chiama Giovanna Profiter, ha 20 anni, è figlia di agricoltori e risiede a Bolzano. In premio le danno un fermacarte d'argento. Alla zampa del gallo però sono fissate le chiavi di un'automobile. Miss Bridge è felice anche lei, ma ha compiuto discrezione. Ha portato fortuna ancora una volta alla squadra italiana di cui è la mascotte. A Saint-Vincent ha avuto luogo il campionato mondiale di bridge, che ha visto una nuova vittoria dei nostri campioni. No, in questo momento non giocano, le gare sono finite. Ora sono impegnati in un'altra competizione, più distensiva e senza premi. Sulla coppa consegnata al presidente della Federazione Bridgistica Italiana figura per 5 volte il nome degli Stati Uniti, per una volta il nome della Francia e dell'Inghilterra e per 6 volte il nome dell'Italia. Io e Corriere dello Sport. Silenzio, i signori stanno pensando. È in pieno svolgimento a Genova il torneo di bridge intitolato a Calimero, il piccolo contestatore, che riparatore di ingiustizie ha deciso in questa sua gara di premiare anche l'ultimo. Eppure ogni coppia fa di tutto per arrivare prima. Si spreme, suda, studia. Magari ci si arrabbia, per lo più si litiga con la moglie. Eppure di recente le bridgiste italiane sono state più brave dei maschi. Hanno vinto in Portogallo il campionato europeo e gli uomini invece no. È comunque anche questo un indice della fortuna del bridge nel nostro paese. Lo giocano ormai 500.000 dei fans. Alla premiazione Visi Allegri, le coppie vincenti possono essere fiere di avere superato la durissima selezione di quasi 200 agguerrite formazioni. A tutti battuti, Calimero, come sempre amante della giustizia, ha promesso il bis.